volete una drupa di Prunus avium? Non la volete? Non la volete? È buona, eh? Una drupa di Prunus avium, volgarmente detta ciliegia. E lo volete? Lo volete un conocarpo di Fragaria Vesca? Non lo volete? Non è buono, eh? Un conocarpo di Fragaria Vesca, volgarmente detto fragolina di bosco. È bellissimo. E la volete una polidruppa di Rubus Ideus? Non lo volete? Non la volete? Ma è buonissimo. Una polidruppa di Rubus Ideus, volgarmente detta lampone. Mi affascina tantissimo la terminologia botanica, i nomi scientifici delle piante sono bellissimi per me, anche perché raccontano storie. Per esempio, il nome scientifico della pianta del pomodoro è Solanum lycopersicum. Ora, Solanum è il nome del genere, adesso non ci interessa, vuol dire consolazione, si riferisce al fatto che alcune piante di quel genere possono avere un effetto analgesico. Ma lycopersicum, il nome della specie, lycopersicum, vuol dire pesca del lupo. Cioè, quando il pomodoro è arrivato dalle Americhe, per molto tempo in Europa si è pensato che non fosse adatto all'alimentazione umana. Era una cosa tonda come una pesca grande, rossa, somigliava a una pesca, ma l'uomo non la può mangiare. La diamo ai lupi, sicuramente sarà velenosa, i lupi muoiono. Cioè, questo è lo scopo, il valore d'uso che aveva, secondo gli europei dell'epoca, il pomodoro, ammazzare i lupi. Ma c'è una pianta, fra l'altro dello stesso genere del pomodoro, che ha subito una diffidenza ancora più prolungata e ancora maggiore. Il Solanum tuberosum, cioè la patata. Ancora nel 1600 in Europa c'erano medici che sconsigliavano assolutamente di mangiare patate, asserendo che la patata facesse venire la lebbra, niente meno. Perché? Perché questa diffidenza? Io ho provato a pensarci, secondo me ci sono almeno due ragioni, una più seria, l'altra meno seria. Conoscendo l'essere umano, non so quale delle due ragioni abbia avuto più peso. Comunque, la ragione, diciamo, meno seria è che la patata è brutta. Esteticamente è brutta. Cioè, le cose che noi mangiamo sono bellissime. Pensate agli agrumi. Cioè, Pablo Neruda, che in una poesia dice: quando tu tagli un limone, è una piccola cattedrale che tu tagli. Pensate alle ciliegie, questo turgore rosso, questo rosso turgido, rosso vivo, rosso cupo. La ciliegia è bellissima, la ciliegia è un frutto in abito da sera. Io quando mangio le ciliegie mi sento in inferiorità estetica. Io ho un guardaroba un po' così, un po' casual, però se potessi vestirmi come mi pare, io per mangiare le ciliegie mi metterei in smoking. Il cavolo romanesco, ce l'avete presente il cavolo romanesco? Il cavolo romanesco è quel cavolo fatto a forma di cono, le cui pareti non sono lisce, sono costellate da coni, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, è una struttura che ripete al suo interno se stessa. È una struttura ricorsiva, direbbe un matematico, è un frattale. Cioè è una roba matematica il cavolo romanesco. Tu lo mangi, ma l'hai capito? La formula matematica la sai scrivere? Ecco, nella patata nulla di tutto questo. La patata è storta, è asimmetrica, è opaca, è sgraziata, sta lì sottoterra. I francesi la chiamano pomme de terre, cioè mela di terra. Come dire, facciamo le mele, quelle che vengono bene le attacchiamo agli alberi, quelle che vengono male via sottoterra. L'altra ragione più seria è questa, che il frutto della patata, parentesi, in alcune persone l'espressione frutto della patata
genera perplessità. Com'è il frutto? Cos'è il frutto della patata? Non è la patata? Il frutto della patata? No. Cioè, voi siete tutti botanici. Non, forse non c'è bisogno di questa precisazione, però la facciamo giusto per... La pianta, varie parti, sono le radici, c'è il fusto, sono le foglie, c'è il frutto. Ci può essere il tubero che è una riserva di risorse, di energie. Non tutte le piante ce l'hanno. Tutte le piante hanno il fiore e il fiore è fecondato da un frutto. Il Solanum tuberosum, la pianta della patata, fa un frutto, una bacca. Una bacca che assomiglia al pomodoro. Infatti la patata e il pomodoro sono due piante dello stesso genere, specie diverse dello stesso genere. Comunque, quindi, chiusa parentesi. Il frutto della patata è velenoso. Contiene solanina, una sostanza tossica. Allora uno si dice, ma come? Vuoi mangiare la parte di una pianta, fra l'altro la parte più brutta di una pianta, il cui frutto è velenoso? Ma sei fuori! Un suo senso ce l'ha. È sbagliato, ma un suo senso ce l'ha. Allora com'è accaduto che poi in Europa sia diffuso il consumo della patata? Beh, questo è dovuto ad un uomo, in buona parte ad un uomo, un medico francese, Antoine Auguste Parmentier. E Parmentier era il medico dell'esercito francese durante la guerra dei sette anni fra la Francia e la Prussia, viene catturato e incarcerato dai prussiani, e per i lunghi anni di prigionia gli viene dato da mangiare praticamente solo patate. Bastardi, vogliono avvelenarci. Alla fine della guerra, dopo 3 anni mi sembra di prigionia, Antoine Auguste Parmentier è libero, non è morto. Allora divengono dei sospetti. Dice, ma vuoi vedere che la patata si può mangiare? E siccome lui è uno scienziato, è un medico, si mette a studiare la patata e scopre delle cose. Scopre che a parità di superficie coltivata, la patata può dare il doppio delle calorie rispetto al grano. Che per raccogliere il grano, perché il grano arrivi a maturazione, ci vogliono 10 mesi dalla semina. Con la patata, dopo 3-4 mesi, puoi già mangiare. Scopre che la patata è molto più resistente ai rovesci del tempo, sta lì sotto terra, resiste di più. E scopre che con la patata tu puoi salvare delle persone dalla carestia, dalla fame. Allora tenta di diffondere in Francia l'uso della patata. Non è facile, ma nel 1771 riesce a convincere gli accademici della Sorbona, cioè l'università più importante di Francia, che la patata si può mangiare. Perché nel 1771 che la patata si possa mangiare è una scoperta scientifica. Cioè, dovete immaginare la scena, ho una scoperta straordinaria da sottoporvi, esimi colleghi. Ma, dottor Parmentier, qual è la scoperta? Cosa riguarda? La patata. Cosa ha scoperto della patata, dottor Parmentier? Si può mangiare? No! 14 anni dopo, nel 1785, Parmentier è ancora lì che lotta per la diffusione della patata, e c'è questo aneddoto straordinario: lui viene invitato niente meno al compleanno del re di Francia Luigi XVI e si presenta portando in dono alla coppia regale un bellissimo mazzo di fiori di patata, che sono dei fiori bianchi con delle striature viola, e secondo la leggenda Maria Antonietta prende un fiore di patata e vezzosamente se lo mette fra i capelli. Nel 1802 Napoleone Bonaparte conferirà a Parmentier la Legione d'Onore, cioè la più grande onorificenza francese. Del resto già il re Luigi XVI gli aveva detto: un giorno la Francia vi sarà grata per aver scoperto il pane dei poveri. Antoine Auguste Parmentier, un eroe, uno che ha salvato dalla carestia molte persone. La patata è, non lo so, la patata è una metafora per me straordinaria, brutta, sgraziata, opaca, non genera eccitazione, non genera ammirazione, eppure può salvare delle vite, qualcosa di vitale, di necessario. E quante volte
La nostra vita è così, quello che facciamo, tutti ci ritroviamo a fare cose che non sono divertenti, non sono eccitanti, non generano ammirazione, però sono necessarie. Sono vitali, piccole cose di tutti i giorni, ma piccole e grandi cose, educare i figli, portare avanti la casa, tante cose, tante portare avanti la casa, tante cose, ma anche nel mio mestiere, io faccio monologhi, faccio spettacoli, prendo gli applausi, sto sotto i riflettori, la gente ride, bravo, bravo, sì. Ma la maggior parte del tempo in cui lavoro, il mio lavoro non consiste nello stare sotto i riflettori, prendere gli applausi e le risate, consiste nel stare in casa mia da solo a leggere dei libri, a studiare delle pagine web, carpire informazioni, pensare, ragionare. Sono cose opache, sono cose solitarie, sono cose sotterranee, sono cose che non generano eccitazione, non generano ammirazione, sono cose da patata. E comunque, c'è sempre chi sta peggio. Il topinambur. Il topinambur sta peggio. Il topinambur, ma quanto è brutto il topinambur, scusa. Tutto bitorzoluto, storto. È brutto rispetto alla patata, cioè i francesi la patata la chiamano pomme de terre, mela di terra. Al topinambur lo chiamano poire de terre, pera di terra. Ha molti nomi il topinambur. Tutti sbagliati. Lo chiamano rapa tedesca. Non c'entra niente con le rape e non viene dalla Germania. Lo chiamano carciofo di Gerusalemme, non c'entra niente con il carciofo, se non che ha lo stesso zucchero del carciofo, per cui il sapore assomiglia, ma botanicamente non c'entra nulla. E non viene da Gerusalemme, da dove viene? Dalle Americhe, come la patata. Solo che quando vennero importati in Europa la patata e il topinambur, la patata, nonostante le difficoltà enormi iniziali, a un certo punto si diffuse nell'agricoltura. Il topinambur molto, molto, molto meno, perché? Perché è una pianta infestante, è una pianta più difficile da governare e da gestire. Ma, accade una cosa. Proprio perché il topinambur è una pianta infestante, cresceva spontaneamente nei fossati, lungo gli argini. E allora cosa è successo? È successo che in alcune carestie veramente terribili, tremende, in cui non c'erano neanche le patate da mangiare, non ce n'erano a sufficienza, alcuni si siano salvati la vita mangiando del topinambur cresciuto così, spontaneamente. Straordinario, straordinario il topinambur, l'hai capito? Cioè il topinambur è la patata della patata. Cioè, è la meta patata. La patata è brutta rispetto alle altre cose. Il topinambur è brutto rispetto alla patata. La patata serve per salvare la gente dalla fame. Il topinambur serve per salvare la gente dalla fame in carestie così tremende che non ci sono neanche le patate. La meta patata. La meta patata. La patata della patata. Straordinario. Allora, riassumendo, a tutti noi, molto spesso, forse tutti i giorni, capita di dover compiere, svolgere azioni, compiti che non sono eccitanti, non sono divertenti, sono opachi, asimmetrici, sotterranei, non... ma sono necessari. Sono necessari, sono vitali. A tutti noi tocca di dover fare il ruolo della patata o del topinambur. Ma sapete cosa vi dico? Sapete cosa vi dico? C'è di che esserne orgogliosi.